nella prima lettura abbiamo sentito Pietro che dice alle autorità religiose con una chiarezza impressionante bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini e queste autorità hanno espressamente proibito ai discepoli di parlare e di agire eppure Pietro risponde così. Pietro si rifà ad una relazione con Dio talmente evidente, talmente liberante, talmente vera, talmente vissuta, che in forza di essa salta totalmente le autorità. Ma non si tratta, non c'è minima traccia di un soggettivismo tipicamente moderno, postmoderno, dove c'è un io ipersensibile, io sento, io penso, io vedo. No, lui si rifà a una tradizione, anzi, alla più sana, più antica. Ci sono le generazioni della fede e Pietro è una particella viva. Di una tradizione ininterrotta, di un fiume che comincia in terzo capitolo dell'esodo. Io sono e sono con voi, io sono custode delle persone, io sono Dio di, di Abramo, di Isacco, Dio di Giacobbe. Pietro si rifà a quella tradizione perché dice apertamente, il Dio dei nostri padri, ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso. Dunque, Pietro è una particella viva di un flusso, di un fiume, di vita, di un Dio che si relaziona, di un Dio che ha un modo di essere legato a una parolina piccola, con. E praticamente lui dice... Voi che proibite ma non perdonate, ancora non conoscete questo Dio. Infatti negli Atti 2.38 già appare con chiarezza che la novità della vita redenta consiste in due cose, nella conversione, nella conversione della mente, nel modo di vedere, di pensare. Di comprendere e nel perdonare. Voi proibite, ma non perdonate. Invece, segno della redenzione è la conversione, un cambiamento della mentalità. Una mentalità che è espressione, non solo, ma che agisce attraverso questo flusso delle relazioni di un Dio che custodisce le persone e perciò è un Dio del perdono, del perdono dei peccati. E la novità radicale della mentalità che viene fuori dalla conversione è essere testimoni. Si è testimoni con lo Spirito Santo, non si può fare testimoni senza lo Spirito Santo. Lo, dica già, lo dice già subito nel primo capitolo, Luca negli Atti degli Apostoli. Solo con la discesa dello Spirito Santo gli Apostoli diventeranno testimoni. Cioè testimoni vuol dire essere sintonizzati, essere nella sintonia, sincronizzati con... L'altro con il Signore. E allora la novità è che si comincia a pensare con l'altro, i gesti sono fatti con l'altro, eh, si diventa espressione di una comunione, in uno appare l'altro, si manifesta l'altro. Questa è la grande novità. E perciò è interessante, la parola obbedire, obbedienza, fa parte solo di quelli che sono con lo Spirito Santo, proprio esplicitamente, perché è stato dato lo Spirito Santo a quelli che li obbediscono. È una capacità solo delle persone dello Spirito Santo che sono immerse nello Spirito Santo, cioè in una vita d'amore, una vita relazionale che è libera, perché altrimenti l'obbedienza è o una ideologia, una mentalità ideologica che produce una ferrea schiavitù e poi una grande ribellione. L'obbedienza fa parte solo dell'amore e l'amore è il dono dello Spirito Santo versato nei nostri cuori. Allora non si è più schiavi, ma figli, e si figli anche eredi, eredi della grazia di Dio, Galati 4.7. Tutto diventa un dono, non una conquista, ma un dono, perché l'altro è presente così tanto che io non posso pensare e agire se non con l'altro». E questa è la mia libertà, che io esisto così, in questo modo. E io abbraccio questo. Dio ci ha liberati affinché rimanessimo liberi. Galati 5.1. Nella seconda lettura invece si sottolinea che c'è un solo trono. È un solo trono dell'agnello. Agnello immolato ma... E ghere, dritto. L'agnello è immediatamente l'immagine del sacrificio sacerdotale. E come dice Bulgakov, non si capisce bene la regalità di Cristo se non attraverso il suo sacerdozio: se no, infiltrazione della mentalità del mondo è molto veloce. Invece, è il trono del sacerdote, del sacerdozio. E come dice la lettera agli ebrei, Cristo una cosa non ha delegato mai a nessuno il suo sacerdozio, lui è l'unico sacerdote, e il suo è l'unico sacerdozio, perciò questo trono è l'unico lepicentro, perché il suo modo di governare è quello dell'Anello e del sacrificio sacerdotale che unisce, e unisce nell'amore in una relazione libera unisce dentro questo flusso della storia dove Dio custodisce le persone in un tessuto d'amore. L'agnello è stato immolato ed è per questo che è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Sette titoli. E l'agnello ha sette corna e sette occhi. Dunque, sette è la totalità, la totalità della potenza, del potere, del governo, della sapienza, della visione e di adorazione. Tutte le creature, nel cielo, sulla terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovano, Giovanni udì che dicevano. A colui che siede sul trono all'antico dei giorni e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Ecco la conversione necessaria. Una conversione di una mentalità che diventa veramente relazionale, comunionale, agapica, dove la vera ontologia, la vera, il vero fondamento della nostra esistenza è la relazione. Perché? Perché chi non vive una relazionalità così assoluta e così fondante, una memoria di questa relazione che fonda la mia esistenza come può sentire gli alberi, le acque, le nevi, eh, gli uccelli, i pesci? Che stanno dicendo a colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore e gloria. Solo chi ha una relazione personale, un amore, ed è immerso in un amore dello Spirito Santo, che è il Signore della Comunione, può vedere e sentire la voce di tutte le cose che lodano Dio. Tutte le cose diventano la voce del Logos e la carne del Verbo, la carne del Figlio, tutto diventa manifestazione, una grande poesia di tutta l'umanità. Questo è la nuova mente che, che è nata dallo Spirito e dal Risorto. Adesso si capisce che vuol dire la risurrezione una creazione nuova, dove uno percepisce orientamento radicale di tutto in un inno di lode di gloria e di onore. Allora si è veramente uniti e liberi si vive una specie di cantico di cantici ma come realtà assoluta dove tutto parla allo sposo dalla sposa e viceversa. Questo è la nuova cultura dell'agnello e dell'unico trono del sacerdote Cristo. In un mondo dove la conoscenza è praticamente legata solo alle cose, a una oggettivazione della conoscenza, dove persino la persona si studia come una cosa, come un oggetto, è chiaro che queste cose non si capiscono ed è per questo che il cristianesimo rischia sempre di essere una religione fino alla morte di Cristo, ma non dalla risurrezione della Pentecoste e poi. Questo è un grande rischio, una grande tentazione, perché si perde proprio il tropos, il modo divino di esistere nell'umanità. E poi viene detto, nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. E straordinario, perché questa certezza assoluta di una relazione libera d'amore, basata sulla memoria del perdono, della novità assoluta, di uno che ti pensa, che ti vede, che ti ama, che ti tiene nelle mani, non da peccatore e con il peccato tuo, ma dal perdonato, da limpido, da lavato. E allora questa certezza è una vera conoscenza. Questa è la conoscenza dell'amore di Cristo che sorpassa e supera ogni conoscenza. Efesini 3:19. Anzi, questa è la pacificazione universale, questo è Shalom vero, questa è la pace che supera ogni intelligenza. Filippesi 4:7. Perché custodisce i vostri cuori e le menti in Cristo Gesù. Si è veramente custoditi la mente e cuore, cioè la totalità della persona è custodita in Dio che è custode delle persone.